Stiamo operando sui torrenti nei quali ieri non era possibile intervenire, non per qualche problema di natura organizzativa, ma semplicemente per un problema di sicurezza, in quanto la mole di acqua che veniva giù dai torrenti non permetteva il movimento in sicurezza dei mezzi di soccorso e mezzi d'opera. In questo momento quanti sono i mezzi del Movimento Terra che sono in opera? In questo momento abbiamo soltanto il Bobcat del Movimento Terra del Comune, perché il Movimento Terra per pensionamenti e inidoneità ha perso diverse unità. Quindi in questo momento abbiamo un contratto aperto con delle imprese che stanno operando appunto in vari punti della città. L'amministrazione ha tutta l'intenzione di riformare, rifondare questo Movimento Terra perché i mezzi ci sono, abbiamo abbastanza mezzi, quelli che mancano sono gli autisti, le carenze sono lì. In questi giorni e anche durante qualche emergenza si è operato in maniera congiunta con la città metropolitana e in qualche punto dove si era necessario intervenire per i rifiuti abbiamo lavorato in collaborazione con il personale di Messina Ambiente, ex Messina Ambiente, oggi Messina Servizi. E quindi si è riusciti ad affrontare le emergenze che si sono presentate. Naturalmente avere il Movimento Terra compatto, oltre che nei mezzi, anche con gli autisti, pronto a intervenire operativo, è di fondamentale importanza per l'amministrazione. Tra l'altro noi abbiamo intenzione proprio di creare una colonna mobile vera e propria e indipendente per il Comune di Messina per affrontare qualsiasi tipo di emergenza, perché noi siamo una città abbastanza vulnerabile sotto vari aspetti.